Onda Libera oggi è a casa di Donatella che ci preparerà dei biscotti molto speciali, vero? Sì, speciali perché sono dei cantucci con le mandorle. E quali sono gli ingredienti? Farina, 250 g di farina, zucchero, 100 g di zucchero, mandorle tritolate, 80 g, poi olio, 50 g, extravergine di oliva, poi una vanillina, 3 cucchiaini di dose e 2 uova intere. Prendiamo la farina, aggiungiamo lo zucchero. E si può sostituire lo zucchero Anche con lo bianco? zucchero di canna, perché anche migliore sinceramente, però il classico di solito lo fanno sempre con il zucchero bianco semolato. Poi ci aggiungo le mandorle triturate, che sono sempre quegli 80 grammi. E al posto delle mandorle? Anche le noci vanno benissimo, o qualsiasi frutta secca. E poi ci aggiungo la vanillina. Una bustina di vanillina. Allora. 3 cucchiaini di dose. Uno. Aggiungo l'olio, quei 50 grammi d'olio, che qui si può mettere anche il burro, sempre sciolto, burro. Aggiungo le uova, 2 uova intere, Le uova devono essere medie, grandi. ma non piccolissime. Se c'è una grande, anche se una grande e una piccolina va bene lo stesso, però non devono essere troppo piccole. Ma eventualmente, se non si riesce ad amalgamare bene, si aggiunge anche un pochino di anice, queste cose qui. Poi si mischia il tutto. Già dopo da qui si vede la consistenza, già se serve niente o no, che poi dopo si va alla fine a lavorare con le mani. Questo qui, cioè, come impasto va bene, si sente che va bene perché sta amalgamando il tutto. Questo già abbiamo raggiunto la sua consistenza. Lo mettiamo all'interno del lavoro. E quanto va lavorato Ma solitamente poco, per... perché la pasta, questa qui, va lavorata poco. Quanto lo si vede che ha amalgamato tutti gli ingredienti, è a posto, ecco. Poi si fanno 3 piccoli filoncini, dovrebbero venire, ecco. Così. Si mettono nella teglia quelle che non attaccano, possibilmente, come ho detto prima, sono carta forno. Si posizionano in questa maniera qui, gli si danno una schiacciatina. Si dà una schiacciatina così. Ecco. Si mettono nel forno a 200 gradi per una ventina di minuti. Dopo 20 minuti li tiro fuori dal forno, li metto sul tagliere e li lascio raffreddare. Il panetto va tagliato a fette, riposizionato nella teglia e messo nel forno, sempre a 200 gradi, finché uno non lo vede dorato. Ecco i cantucci appena sfornati, come li servirai? Questi si servono con un vin santo o un vino appassito, o anche per la prima colazione, pucciati nel latte, che sono favolosi e genuini, diciamo anche. Grazie per l'ospitalità e buon Buon appetito! appetito!